La prima domanda è un po' questa: come la discografia ne ha risentito, ne risentirà secondo te rispetto alla pandemia, insomma, a quello che è stato il virus? Come, quanto ha inciso il virus sulla discografia? Il virus sulla discografia ha inciso moltissimo e ha inciso in generale su tutto il mondo dell'industria dell'intrattenimento, certo. Perché la discografia ha un ruolo centrale. Senza gli album non si fanno i tour, non esistono nuovi incassi dai diritti connessi, quindi banalmente è un indotto che si ferma. Certo. Si ferma senza però trovare un piano B, se no delle pubblicazioni di singoli estemporanei o di qualche album che però in questi tre mesi hanno un po' pagato la scarsità di attenzione, nonostante sia uno dei beni principali della cultura, sia sostanzialmente un elemento imprescindibile. Se ne può fare a meno se c'è un'urgenza e se c'è dei pensieri. Chiarissimo. E allora, abbiamo visto, comunque abbiamo assistito ad un calo dello streaming musicale circa del 30%, se non ho capito male, insomma qualcuno dice 30%, qualcuno dice 37%, parliamo di Spotify principalmente. E ovviamente le motivazioni sono da ricercare, infatti probabilmente prima si fruiva di musica nei tragitti, no? Quindi quando non c'era bisogno di un altro supporto visivo che probabilmente accompagnasse la fruizione di musica. Ci sono, secondo te, hai analizzato hai un'altra visione rispetto a questa cosa? C'è secondo te un altro motivo, oppure il problema, cioè stare a casa, perché uno se ci pensa dice no, stare a casa probabilmente alimenta la voglia di ascoltare musica, non è stato così, almeno non credo. Come mai secondo te? Io ho una visione diversa, okay. Perché dal nostro punto di vista i ricavi provenienti dallo streaming hanno continuato a verificarsi senza flessioni. Cambia l'abitudine di ascolto e cambia probabilmente anche la tipologia di repertorio, perché le novità vengono ascoltate principalmente durante gli spostamenti, i tragitti, in metropolitana, in macchina, o i momenti in cui c'è un ascolto one to one con utenti singoli. Stando in casa, in uno, in due, in quattro, in famiglia, se si hanno bambini c'è il compromesso naturalmente del repertorio che va verso i bambini. Se magari si è senza bambini ma con chi vuole ascoltare musica che sostanzialmente l'utente per tipologia non sceglierebbe in quella giornata se ci fosse una condizione di normalità, a quel punto c'è un compromesso anche nella scelta. Quindi noi abbiamo registrato un differente tipo di repertori rispetto a quelli solitamente streamati. Certo. Quindi da un punto di vista di flussi io credo che gli abbonati siano stati anche in aumento, okay. Rispetto a quello che possiamo pensare. È la tipologia di repertorio che è cambiata. E YouTube, ad esempio, in questo caso l'ha fatta un po' da padrona, perché soprattutto per quello che riguarda i bambini, YouTube è sempre stato in casa un po' una macchina della distrazione dei bambini, quindi repertori che comunque vengono messi lì, e quindi quando è definito un repertorio per male c'è quel tipo di... Quindi abbiamo registrato su YouTube anche incassi superiori a quelli che ci aspettavamo su determinati tipi. Certo. Invece Claudio, una domanda su quello che è il mondo della distribuzione, diciamo negli ultimi 10, 15, anche 20 anni, insomma, come è cambiato sensibilmente? Cioè, quali sono stati i punti cardine secondo te di questa transizione verso la distribuzione che oggi, insomma, possiamo osservare in Italia e anche non in Italia? Fattore cruciale di tutti quei processi che hanno subito un radicale cambiamento alla fine del intorno al 2010, il fattore chiave è la disintermediazione, la possibilità di essere non più intermediati da un necessariamente soggetto e quindi andare direttamente al mercato. Quindi il distributore è stato un collettore di creatività
che prima non aveva un mercato di sbocco, perché se i produttori e gli artisti non firmavano un contratto con una casa discografica tradizionale non riuscivano a far uscire quel progetto fuori. Con l'affermazione delle piattaforme social, di Spotify, con la forte crescita di YouTube, in quegli anni sono usciti una marea di artisti che non necessariamente avevano bisogno di una casa discografica. Parlando di Roma, una città che oggi brilla per artisti che in realtà prima si definiva scuola romana, adesso la maggior parte delle cose più interessanti che ascoltiamo provengono da Roma. Ma questo perché? Perché sempre intorno al 2010 le case discografiche hanno deciso di togliere gli uffici da quella città. La RAI in qualche modo è rimasta per tutte le sue produzioni televisive, ma prima c'era un rapporto forse molto più forte anche con la musica. Quando tutto questo polo di attenzione nei confronti dei produttori, degli artisti, dei manager è scemato, Roma è diventata una cucina a cielo aperto. E quindi, sapendo di non avere un mercato di sbocco, dover salire necessariamente a Milano, prendere un treno, venire a Milano e proporre il proprio materiale, oppure cercare di fare connection con altri operatori del settore a Milano, hanno liberamente dato spazio alla creatività, facendo diventare Roma un'eccellenza dal punto di vista creativo. Chiarissimo, chiarissimo. Senti, ma questa disintermediazione di cui parli, ovviamente rispetto a un giudizio personale, ha permesso un incremento nella qualità proprio della musica, oppure questa possibilità di diffondere contenuti senza un intermediario in realtà ha non so, forse un po' reso tutto più fluido, come in tutti il resto degli aspetti della vita? Bauman probabilmente direbbe così, tutti il resto degli aspetti della vita, insomma, artistica ma anche emotiva in generale. Tu denoti una fluidità dal punto di vista artistico, oppure in realtà no? Il fatto di non avere più intermediari ha reso possibile il decadimento, da un lato, certo, dell'offerta musicale, della proposta, ma questo è avvenuto a livello mondiale. Quindi probabilmente alcuni artisti, se in qualche modo si fossero rivolti a direttori artistici, non avrebbero mai visto la pubblicazione. Molte cose invece sono state accolte dalla gente in un modo totalmente spontaneo, pur certo, non riscontrando personalmente io, ma anche i miei colleghi, dei canoni particolarmente interessanti da un punto di vista artistico. È giusto anche che quelle forme di espressione siano poi fruibili, quindi disponibili, perché poi la grande offerta di musica ti impone anche di non dover pregiudicare, certo, cosa sia bello e cosa sia brutto. Certo che oggi la missione di chi invece continua a sceglierli e continua a lavorare nonostante oggi chiunque possa accedere al mercato e farsi vedere dagli utenti, è sicuramente il bello, è una missione. Credo che il bello sia la missione. Certo, un po' unire le due cose, diciamo, un po' una sorta di contenuto. E credo che il ritorno ai contenuti, alla forza dei testi, faccia e possa far ritornare i grandi cantautori. E quanto secondo te questa esterofilia, quindi questa ricerca del suono americano, la ricerca come per esempio per la trap, è una zappa sui piedi per quella che è la cultura musicale italiana, quanto invece è un passaggio, insomma, come la vedi, come ti sembra dal punto di vista discografico questo? Un'arma a doppio taglio o piuttosto un vantaggio? Io trovo che la musica sia per sé, per chi fa il produttore, una continua ricerca. Tu, se hai già qualcosa vicino a te, devi cercare quello che non hai vicino, quello che probabilmente è sexy da un punto di vista produttivo, artistico. Quindi cerchi sempre di guardare l'erba che è più lontano, quella, o la mela che è più lontano. Puoi andare a prendere quella, perché quella che ti cade, ce l'hai già,
non c'è motivo di citarla continuare. Certo. Quindi io credo che all'estero si continui ad apprezzare moltissimo la parte dell'italianità che ha caratterizzato dagli anni 60 all'inizio degli anni 80, anche molti degli anni 80. Noi citiamo sempre Morricone, o citiamo Nino Rota, oppure citiamo Andrea Bocelli, però ad esempio tutti i producer dance degli anni, certo, 80 e 90, e parto da Gazebo fino ad arrivare a Corona, e quindi produzioni che comunque hanno venduto uno sproposito, ecco, quel tipo di italianità è un'italianità che noi dovremmo recuperare. Noi portiamo Dardust nel mondo e cerchiamo di lavorare molto sul concetto di italianità, chiaro, senza dimenticare le origini. A livello promozionale e discografico, quindi, secondo te, per un artista che propone un nuovo contenuto, ma sia probabilmente anche proprio ad una realtà discografica, avrebbe più senso in questo momento storico proporre qualcosa, o meglio, un discografico che ascolta un prodotto nuovo oggi vuole sentire qualcosa che sia facile da immettere nel mercato, qualcosa che invece potenzialmente sia la ricerca del bello di cui parlavi, quindi anche la ricerca di un'italianità o di un gusto che faccia insomma immaginare che ci sia stata una ricerca di quello che è il suono italiano da preservare, tra virgolette, ammesso che non ci sia. Io credo che oggi quello che colpisce è l'unicità, cioè quello che non c'è, certo, anche nel linguaggio, anche negli accordi, nelle armonie, negli arrangiamenti. C'è sempre un flow piatto e poi c'è sempre qualcosa di cui riconosci l'elemento distintivo, e io sono attratto da quello, dall'unico, che poi è esattamente la stessa scelta che i discografici hanno fatto negli anni 80 con Vasco Rossi, certo, un uomo che arriva sul palco come ci è arrivato lui per cantare Vita Spericolata arrivando ultimo, probabilmente hanno iniziato un po' a vergognarsi di quella performance, ma che è stata la grande forza. Perché un artista unico è un artista che divide, ma è un artista anche che dopo sbanca, perché porta a casa un consenso legato al fatto che è riconoscibile. Certo. Io voglio puntare sulla riconoscibilità, sul fatto che quell'artista puoi ricordartelo anche tra 20 anni. Certo. Devi lavorare su qualcosa di memorabile. Che inizialmente nessuno ti dice che lo sia, anzi magari ti dicono anche che non ce la farà mai. Certo. Devi avere visione. Poi in un mondo comunque di grandi eccessi da un punto di vista artistico, o apparenti eccessi, perché poi a volte è anche un po' un linguaggio di marketing, poi alla fine paradossalmente forse colpisce di più la sobrietà, paradossalmente, che invece forse da un punto di vista artistico non ha mai premiato più di tanto, però dove in un mondo dove la normalità è il tatuaggio in faccia o colpire, stupire, forse la ricerca di qualcosa di unico è paradossalmente più difficile, credo, non lo so. Anche il codice estetico è cambiato. Prima c'era molto patinato, sì, c'era tanto patinato, c'erano le luci belle, c'era il filo di trucco che non doveva vedersi ma doveva essere, c'era la sovrastruttura. Il Covid ha portato anche a rivelare l'estetica del proprio salotto, della propria cucina, del bagno, della camera del pranzo, dei bambini, del terrazzino, di quelle cose che per pudore nessuno di noi mai vorrebbe postare, svelare, un po' perché la casa è un po' il proprio nido, è un po' perché probabilmente si tendeva sempre spesso a mettere su Instagram la cosa più figa. Quando non abbiamo avuto molta scelta, perché per 2 mesi siamo stati chiusi nella nostra casa, abbiamo deciso che quella cosa in modo naturale poteva essere comunque rivelata. L'abbiamo fatto a livello inconsapevole. Ecco, anche quella ricerca estetica ha cambiato tantissimo
i connotati estetici di un artista. Oggi, a mio avviso, la semplicità è quella che arriva molto di più. Il concerto da casa, o il cantare con la chitarra in ciabatte, ha reso molto più naturale il dialogo con il fan dall'altra parte. E questo elemento estetico, togliendo quindi tutte le sue sovrastrutture, ha in qualche modo, a mio avviso, arricchito quella discriminante che voleva per forza vedersi l'artista molto figo, super tatuato, super bello. Oggi abbiamo anche foto di artisti mutande e sono fieri di esserlo. Un po' ritorno al grunge quasi, un grunge comunicativo. Sì. Bello, bello. Senti, ti faccio un'ultimissima domanda, poi ti lascio tornare, voglio rubarti altro tempo. Che cosa ti aspetti da diciamo quest'anno, senza andare troppo in là? Pensi che il Covid influenzerà il mercato da qui, insomma, nel breve termine? Io sono uno di quei maledetti ottimisti che è sempre cresciuto con l'idea che da un grandissimo problema possa nascere una grande opportunità. Certo. La grande opportunità di cambiare il sistema e radicalmente quegli scenari dopati, a mio avviso è arrivato quel tempo. È arrivato il tempo di svelare quanto effettivamente questo mercato conta in termini di numeri, e soprattutto grande spazio alla creatività, al contenuto e alla spontaneità, elementi che prima mancavano, perché era tutto un po' costruito, c'era anche molto di pianificato nelle strategie social. Ecco, io credo che con il Covid noi abbiamo imparato a riprenderci quella libertà. Io da imprenditore sicuramente voglio riappropriarmi di una libertà che prima magari non avevo, perché seguivo determinate regole. Ecco, cercare di farne diventare un'opportunità per migliorare il sistema. Chiarissimo. Grazie mille Claudio, è stato illuminante davvero. Grazie a voi.